soprattutto dei vetrati. Buongiorno, mi chiamo Sorelle. Come lui? Se ti sta bene questo nuovo taglio di capelli. Sinceramente, io pensavo che non ti eri ancora tolto il casco. Oh, Francia, hai visto a Luisa che caschetto? Se si mette un laccio c'è il casco omologato. Questo interroga. In fisica. Lui, va tu. Va. Se interroga sul moto accelerato, va Luisa che c'è il casco. Io, professore, no, ho studiato. I conduttori di elettricità. Lui, vaffanculo. Cioè, innanzitutto, professore, dobbiamo dire che in fisica esistono corpi conduttori e corpi non conduttori. Ferro, rame e argento sono... Cioè, esistono i conduttori, come, vabbè, Bertolino, Gerry Scotti, questi qua, e poi stanno ferro, argento, rame, non sono conduttori. No, non sono conduttori, perché Ferro è cantante, professore, Tiziano Ferro, la Rame è un'attrice e Dario Argento è più regista. Cioè, sono sempre del campo, professore! No, no, professore! Un esempio di isolante. Il legno, professore. No, il legno però è sì isolante che conduttore, perché per esempio la porta di legno fa passare la corrente elettrica. Sì, perché si dice sempre chiudi la porta che fa corrente. No, no, ho studiato, ma è che sinceramente io, professore, pare che non mi sento tanto bene. Io vengo dalla campagna e vuol dire, professore, perché non si sa come hanno fatto, però quelli del WWF hanno saputo che vogliamo uccidere il porco e sono venuti a manifestare sotto casa. Quelli sono pro foca, pro panda, pro porco e noi invece in campagna, professore, siamo più prosciutto. Della corrente elettrica. No, non lo so. Un grande impulso allo studio della corrente elettrica l'hanno dato due grandi scienziati italiani, che sono Volta e Gabbana. Volta e Galvani, professore. Cioè, Volta e Galvani. Galvani, professore, con scariche elettriche dimostrò l'esistenza di impulsi nella rana. Invece Volta inventò la pila, ma litigarono. Volta non era contento che... Non era contento che aveva inventato la pila, perché diceva questo c'ha un lato positivo ma c'ha pure un lato negativo. E invece il professore Galvani era esaltato, che diceva io mi metto sti fili elettrici nella rana, faccio una centralina elettrica. E tutti si erano, professore, andavano, si erano galvanizzati. E il professore e tutti gli dicevano a Volta, e fidati che si sa che Galvani vuol dire fiducia. E invece... No, e Volta, professore, Volta non ci poteva credere, che guardava la rana e diceva questa è una presa di corrente, a me più che una presa di corrente mi sembra una presa per il culo. No, 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 professore, no, non mi potete mettere tre, almeno un quattro meno meno, un cinque. Dai, professore, spezzate una lancia in mio favore, che se non la spezzate voi me la spezza mio padre sulla schiena, mo che torna qua. Viva il rap, viva Eminem, lose yourself!